Derby importantissimo al Palacrisa Fully, dove la Winner Plus ospitava l'Humus Sacile, padrone di casa, per tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive. Vittoria invece quasi obbligata per gli ospiti per continuare a coltivare il sogno playoff. Apre pin dal post subito a ruota Muner con un gran canestro dopo l'uso del piede perno. Entra in partita anche Sacile con questo assist splendido di Varuzza per Povolenta, poi lo stesso Varuzza a mettersi in proprio contro Riccardo Truclo. Primo quarto che termina sul 10-8 per i padroni di casa. Sistema che prova ad allungare con Truclo, canestro impossibile da tre punti dell'ex GSA Udine. Risponde con la stessa moneta Michele Franzin. Ottima partita per il 12 di Sacile. Ancora Truclo qui con spazio da tre punti. Gran tripla per il 14, che poi trova questo bellissimo palleggio, arresto e tiro, arriva sul più 8 Pordenone, ma Sacile non ci sta, prova a correre in contropiede fino in fondo. Qui Varuzza, altri due per l'ex giocatore di PN e Oderzo. Varuzza qui per Bovolenta in versione assist man, il 17, altri due per Bovolenta all'intervallo più 1 Sacile sul 28-29. Bomba di Franzin dietro il blocco, Sacile che prova a fuggire via. Allora ci pensa ancora Riccardo Truccolo con un'altra tripla impossibile, questa volta in faccia a Simone Fabbro. Varuzza trova bene Povolenta sotto canestro, appoggio del 21, tentativo di allungo per il team di coach Andreotti. Qui fino in fondo Franzin come una lama nel burro. Muner si gira, cade all'indietro, canestro difficilissimo del ex giocatore di San Vendemiano. Bomba di Bovolenta che porta gli ospiti sul più 6 a pochi secondi dal termine del terzo quarto. Ci pensa allora Truccolo ad accorciare le distanze con questa bella penetrazione, punteggio 40-44 al termine del terzo periodo, momento decisivo della partita. Ancora Franzin a caricarsi la squadra sulle spalle con questo canestro, e ancora Riccardo Truccolo a tenere lì il sistema con un'altra tripla difficilissima dall'angolo. Palleggio, arresto e tiro, canestro di Pippo D'Angelo, è il rush finale. Bomba di Kelecevic che sembra chiudere i giochi nel quarto periodo. Non ci stanno però i padroni di casa. Ancora Truccolo in versione Superman con un'altra bomba impossibile, poi Gelormini extra pass per Muner, canestro da tre punti anche per il 34, torna sul meno 4 il sistema, ma sullo scadere dei 24 secondi Bovolenta si inventa questo siluro incredibile, bomba che spacca la partita. Ultimo tentativo di Pordenone, di Truccolo praticamente da centrocampo, tripla che si spegne però sul secondo ferro. Allora Sacile va in lunetta per i liberi sul fallo sistematico. Bovolenta freddissimo chiude definitivamente la partita, può festeggiare coach Andreotti. Sacile espugna il Palacrisa Fully, resta in corsa per i playoff, lo fa con il punteggio di 57-64, 26 per Truccolo, 19 per Bovolenta.